sostanzialmente con l'aiuto di Città Metropolitana abbiamo provveduto a riordinare l'archivio, a riattrezzare gli spazi che abbiamo svuotato ad aule e quindi abbiamo recuperato 3 spazi e gli altri 2 plessi invece. I lavori di ristrutturazione sono stati pochi, sostanzialmente il nostro problema è stato la collocazione dei banchi in modo da gestire le distanze previste. L'attività di danza è stata probabilmente la più danneggiata dal Covid, nel senso che i ragazzi chiusi a casa sì, facevano la DAD, facevano i movimenti in casa loro, ma sempre molto limitati. Quindi noi abbiamo già iniziato in una delle palestre in particolare dove abbiamo identificato degli spazi diciamo da 1 metro per 1 metro per ciascun ragazzo e quindi chiaramente si fanno attività di danza, di preparazione corporea, di ripresa del tono muscolare senza esageratamente muoversi in movimento o muoversi in gruppo per mantenere comunque il distanziamento. È stata recuperata la possibilità di salire alla torre, che è il nucleo più antico di questo palazzo. Hanno recuperato quindi tutta una serie di spazi dentro i quali dovrebbe essere costituito un percorso museale, anche con il contributo della scuola. In effetti noi ci siamo già mossi perché l'anno scorso insieme a un professore che è un grande appassionato di questa villa, il professor Mancuso, abbiamo partecipato al progetto Adotta Monumento. Ci siamo impegnati ad aprire al pubblico perlomeno nei giorni per esempio dei Rolli Day di Genova. Purtroppo il Covid ha ovviamente interrotto questa esperienza, che però noi continueremo. In questo momento il bando periferie è completato da un bando che invece viene dalla Fondazione di San Paolo, che riguarda la volta che sta nella sala accanto alla mia presidenza, e verrà anche permesso al pubblico di salire, di vedere da vicino il lavoro di restauro tramite una scala che è già stata montata. Riscoprire a livello per gli obiettivi del bando periferie un edificio sconosciuto a chi non lo usava, quindi una villa storica di San Pier d'Arena, un patrimonio collettivo molto importante ma poco frequentato e poco sconosciuto, e soprattutto recuperandone tutti degli spazi per un percorso didattico, storico, museale in cui gli studenti stessi diventano protagonisti del far conoscere la loro scuola alla cittadinanza, perché l'idea è recuperare degli spazi fino alla torre che arriva fino a 54 metri di altezza, che era una torre preesistente addirittura alla villa, quindi una torre del 1400, e far conoscere a tutti, al quartiere, recuperandola dal punto di vista storico ma anche il valore culturale della struttura. L'idea è stata quella di mettere insieme tutte queste opportunità in un programma superiore. Abbiamo messo appunto insieme un gruppo di lavoro che adesso è stato colto all'interno di un accordo di programma che stiamo portando avanti con Regione e Comune e Soprintendenza, e la collaborazione di altri enti, quali l'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, Geologi, eccetera, e tutti quelli che comunque vorranno partecipare a questo programma di rigenerazione di tutto il quartiere, e proprio per dare una possibilità a San Pier d'Arena di ritrovare una sua identità, una sua nuova identità. Partito quindi proprio dal bando delle periferie e arrivato ad un accordo di programma che vuole sposare tutto quello che può avvenire nel contesto del quartiere. Stiamo parlando di 500.000 euro per il bando periferie, più altri 130.000 euro per il finanziamento del bando di San Paolo e poi altri 70.000 euro per le misure di adeguamento agli spazi scolastici pro-Covid.